Peccato la sconfitta, ma guardiamo ancora un attimo a Cesena. Mirko Drudi straordinario. Ci tenevo a vincere. Tenevamo tutti a vincere, a fare un bel risultato. Dispiace perché secondo me la prestazione l'abbiamo fatta, ci è mancato un po' di cattiveria. Vogliamo anche sottolineare quell'azione che hai fatto, uno slalom tra 4-5 giocatori. Peccato il passaggio finale a Durzi. Sì, peccato, me l'ha presa col tacco, purtroppo l'ha intercettata, sennò poteva essere un'occasione importante. I numeri, Mirko, dicono che dal passaggio al 4-3-3 o comunque al centrocampo a 3 il Pescara ha subito pochissimo, molto molto meno rispetto a prima. Sì, sì, è vero, e abbiamo subito meno sicuramente. È anche vero che abbiamo creato qualcosina in meno rispetto all'inizio e dobbiamo trovare l'equilibrio giusto e stiamo lavorando per questo. Come si può ritrovare secondo te quella brillantezza offensiva mantenendo questa solidità difensiva? Sicuramente, come ti dicevo prima, ci vuole un po' più di cattiveria, che in questa categoria è fondamentale. La voglia di vincere, di non prendere gol, quella non deve mai mancare. L'ultima, il derby contro il Teramo. Chiaramente serve un Pescara diverso rispetto a quello visto in Coppa. Sì, chiaramente sì. Dobbiamo fare sicuramente un'altra prestazione. Giochiamo in casa e dobbiamo ritornare assolutamente alla vittoria. Tu hai tanta esperienza, Mirko. Ti chiedo se secondo te questa squadra può rientrare nel giro promozione. Il presidente Sebastiani ai nostri microfoni ha detto esistono anche i play-off. E diciamo che sicuramente adesso è un po' più difficile, mancano ancora tante partite, mai dire mai, però è chiaro che dobbiamo fare assolutamente un filotto di vittorie, se no diventa dura.